Allora, facciamo subito alcune considerazioni generali. Diciamo che l'attività fisica fa bene, così, diciamolo senza scadere ovviamente nel retorico, ma è vero, non c'è dubbio, anche se dopo farò alcune puntualizzazioni. Ma perché insistiamo tanto? Perché l'attività fisica fa bene? Perché è necessario applicare tutte queste regole e tutte le conoscenze che abbiamo? Cioè, quali sono i meccanismi veri alla base dell'effetto dell'esercizio sull'uomo? Questo può essere chiarito sostanzialmente dalla ricerca di base. Per un motivo storico, politico, quello che volete, diciamo che non è molto tempo che la ricerca di base si occupa di questa problematica. Parliamo di 10-15 anni al massimo, in cui c'è veramente, in questo periodo c'è stato veramente una crescita esponenziale nell'interesse per questo argomento. La ricerca di base ha preso molti spunti dalla ricerca applicata sull'uomo, la ricerca di base si basa su modelli cellulari, animali, ma poi tutto deve essere ovviamente traslato alla ricerca applicata sull'uomo. E le osservazioni pratiche che erano state fatte, l'esercizio è in grado di prevenire certe patologie, certi effetti, hanno dato molti spunti. Si è creato quindi una sorta di triangolo virtuoso in cui la ricerca di base dà spunti e trova le soluzioni, le motivazioni più intime di ciò che abbiamo visto nella ricerca applicata, che avevamo appunto osservato praticamente. Tutto questo triangolo virtuoso, abbiamo detto, ci dà la conoscenza, cioè perché l'esercizio è collegato al benessere e alla salute. Vi premetto che siamo molto indietro con la conoscenza. Tutti, se sentite, l'esercizio fa bene per questo o per questo, ma siamo ancora molto indietro a sapere veramente il perché. Ma passo dopo passo ci avviciniamo. Ricordiamoci che la ricerca è per sua natura fallace. Cioè il ricercatore sa che ha altissime probabilità di sbagliare, ma si va avanti per tentativi successivi. A questo punto finisce il ruolo dei ricercatori e dei docenti e inizia quello degli operatori nell'ambito della salute. In questo caso direi nell'ambito della salute collegata al movimento, ma non solo, perché sono quelli che devono avere le informazioni di base per poter poi fare un passo successivo, cioè permettere, far fare attività fisica alla popolazione. Ma non solo, questo diciamo una tipologia di persone abbastanza ampia, pensiamo laureati in medicina, in scienze motorie, fisioterapisti, ma non solo, adesso ci sono aggiunte altre figure oltre che sanitarie, che lavorano nell'ambito politico, psicologi, cioè tutta una serie di figure che sono deputate non solo a far fare l'attività fisica nel modo corretto, ma a promuovere l'attività fisica, perché il punto è questo, la promozione. E perché ci sia una promozione dell'attività fisica è necessario che ci sia nella popolazione l'informazione, cioè una consapevolezza del fatto che l'attività fisica fa bene. Sempre detto, virgolettato, come spiegherò tra un po'. Perché? Non so, un esempio banale, io spesso discuto con un mio amico molto, diciamo, ideologizzato, quindi parocchi enormi, per far fare l'attività fisica alla gente vietiamo l'uso dell'automobile. Hai ragione, questo fa fare, ma non è questo il modo, tu devi convincere la popolazione che ti fa bene, ci deve essere un'autoconvinzione, una consapevolezza. E se leggiamo il programma, in effetti molti interventi hanno questo senso. Questo ci permetterà di aumentare l'attività fisica media della popolazione, ci darà altre osservazioni pratiche, si crea quindi un ciclo che piano piano ci porterà a ottimizzare, a conoscere il processo. Il nostro ruolo, il ruolo di questa prima, diciamo, nella mia relazione di quelle successive, stiamo un po' molto, diciamo così, nell'ambito. Ecco, questa è una figurina, se voi andate in rete trovate decine di queste figure. Magari qualche altro relatore ce l'ha e mi odierà, ma io le parlo dal punto di vista biochimico, così evitiamo. Perché queste due figurine che sono abbastanza retoriche, diciamolo pure? Perché però, diciamo, a mio parere, inquadrano due punti fondamentali. Certo, milioni di anni di evoluzione, ricordo, milioni di anni, perché non è che partiamo da prima del nostro scimmione precursore. Bene, milioni di anni, sapete, il primo ominide è stato trovato, mi sembra abbia datato 4-5 milioni di anni fa, ma ricordiamo che noi abbiamo il 96% di geni simili allo scimpanzé, e arriviamo per 200-300 mila anni all'Homo sapiens sapiens. Cosa faceva costui? Gli antropologi, che sono quegli scienziati che trovano un frammento di osso e ci descrivono la giornata di un nostro antenato, dicono che cosa facevamo? Sostanzialmente la vita era una vita nomade, quindi attività fisica continua,
perché raccoglitori, cacciatori, pescatori. Quindi, due erano gli aspetti, un certo tipo di nutrizione e un certo tipo di attività fisica. E queste due, diciamo, figure, che sono medie di quelle presenti in rete, fanno vedere ciò. Così l'uomo si è trasformato nell'uomo Coca-Colicus, vedete, con la sua brava Coca-Cola. Nell'evoluzione non era prevista che ci fosse Antonio Banderas col mulino sotto casa, che ci fosse la Coop, il supermercato, carichi glicemici, non era previsto tutto questo. Il problema qual è? È biologico, perché ci sono corsi milioni di anni per arrivare a questo punto, ma l'agricoltura è stata sviluppata 10-15 mila anni fa, mi sembra di ricordare, qualcosa del genere. La tecnologia, e il decadimento teorico, parliamo di 200 anni, tecnologia. La ipertecnologia a cui siamo sottoposti siamo negli ultimi 50 anni. Cioè sono tempi che dal punto di vista evoluzionistico non sono nulla. Qual è la morale biologica di tutto ciò? Che noi siamo fatti esattamente, in modo assolutamente identico, dal punto di vista biologico, al nostro antenato che viveva nelle savane, tutto il giorno camminava, scappava via dalla tigre a zanne lunghe, correva dietro le fanciulle, faceva tutte queste attività fisiche e si nutriva, continua tutto il giorno, e si nutriva con una dieta molto calorica, ipercalorica noi la chiameremmo, ma fatta sostanzialmente da una quantità enorme di vegetali, enorme, e carne e pesce quando la caccia e la pesca gli andavano bene, festa grande. Metabolicamente siamo identici, siamo tarati. Per quello io, come dico agli studenti, come è sbagliato, noi sbagliamo quando diciamo che l'attività fisica fa bene. È un errore di fondo, è un errore di ottica. Non è l'attività fisica che fa bene, è perché noi siamo fatti, ci siamo evoluti milioni di anni per fare un certo tipo di attività fisica. È il non farla che ci leva dallo stato naturale. E guardate che questo è fondamentale anche a livello biologico e addirittura molecolare, come vedremo tra un attimo.